E mai egli si allontanerà da noi, ma lui non si allontana da noi. Siamo noi che a volte ci allontaniamo da lui. Tolle, tolle. Crocifiggelo.
ci sentiamo spinti, perché tutti vogliono lo sguardo a colui che hanno trafitto e volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Da una parte levano, allontana, tolle, tolle, e quest'altro invece situazione per la quale noi ci dobbiamo sentirci impegnati. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Del resto già l'autore della lettera agli ebrei, ogni peccato rinnova, riattualizza la passione di Cristo. E per questo un grande credente filosofo ha lasciato scritto, Pascal: Cristo in agonia fino alla fine dei tempi. È in agonia in tanti nostri fratelli, in tante nostre sorelle, poveri cristi abbandonati, non riconosciuti, respinti, anche su di loro allontanati, allontane, tolle, tolle. Ecco, vedete che riascoltare la passione di Gesù è rivedere la nostra vita, il nostro agire, le nostre relazioni e come noi possiamo sentirci veramente partecipi e morire con Cristo, sepolti con Cristo, per risorgere, come dice San Paolo, a una vita diversa, vita nuova, migliore di quella che finora abbiamo condotto. E allora questo ascolto non sarà né sterile né inutile, ma provocherà in tutti noi motivi non solo di conversione, ma anche di intensa gioia, e volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.